Fra Giambattista, al secolo Antonio, è nato a Sant'Elia Pianisi, in provincia di Campobasso, nel Molise, il 4 marzo 1930, da Michele e Maddalena Colavita. Vestì l'abito religioso nel settembre 1946 e professò i voti temporanei il 16 settembre 1947, confermati 3 anni più tardi dai voti perpetui, il 5 aprile 1951. Il 21 febbraio 1954 venne ordinato sacerdote dal vescovo di Boiano Campobasso, Monsignor Alberto Carinci. Padre Giambattista è stato per la provincia di Sant'Angelo un dono di entusiasmo, vitalità, simpatia, laboriosità nella sua pur breve vita, una lezione di serenità e consapevole accettazione nel doloroso cammino di lenta e inesorabile crocifissione causata dal terribile male che in meno di un anno irrimediabilmente cambiò e distrusse la sua vita. Giambattista è stato un frate cappuccino affettuoso, gentile, che ha saputo attirarsi la simpatia e la fiducia di tantissimi che lo hanno avuto come pastore, amico, consigliere e guida. Ebbe la fortuna e la grazia di iniziare il suo ministero presbiterale accanto a Padre Pio da Pietrelcina, il cui ricordo segnò profondamente anche il suo successivo apostolato. In convento a San Giovanni Rotondo ebbe l'incarico della prenotazione delle confessioni degli uomini e poi venne assegnato alla portineria. Fu proprio a lui che Padre Pio confidò il significato di quel profumo misterioso che la gente avvertiva in certe circostanze e che attribuiva ad un suo messaggio. Padre Pio ad una sua precisa domanda rispose: «È segno che sono vicino all'anima». Una sera, insieme ad altri giovani sacerdoti, nella cella di Padre Pio, Giambattista, inginocchiato davanti a lui, poggiandogli affettuosamente le mani sulle ginocchia, con un largo sorriso gli disse: «Padre, questa notte ho sognato che vi lavavo i piedi». E Padre Pio, commosso, gli rispose: «Questo indica la buona disposizione e ciò non rimarrà senza merito». Quale capitale di grazie, dunque, accumulava innanzi a Dio chi custodiva questo suo servo e dietro un suo ringraziamento quale ricompensa? Padre Giambattista ha anche raccontato che Padre Pio aveva lo stimolo della fame. Infatti un giorno, quando era solo in camera con lui, gli chiese: «Padre, ma è possibile che voi dobbiate stare sempre senza mangiare? Come fate a sostenervi con così poco? Quello che io mangio in un pasto», disse Giambattista a Padre Pio, «a voi basterebbe 15 giorni». E Padre Pio rispose: «Ma io sento fame. Prima di scendere al refettorio sento desiderio di mangiare, ma poi, appena vedo il cibo, mi si chiude lo stomaco». Un mio compagno di studio, padre Giambattista, da Sant'Elia a Pianisi, andò nella stanza di Padre Pio per poi accompagnarlo a confessare gli uomini. Dinanzi alle finestre c'era la gente che aspettava che si aprisse la finestrella. Appena Giambattista ha aperto la piccola finestra, si è sentito: «Evviva Padre Pio! Evviva Padre Pio! Grazie Padre! Viva Padre Pio!» Padre Pio ha dato la benedizione e poi tutte e due si sono avviati. Nel corridoio, padre Giambattista, che era un ragazzo semplice, entusiasta, ha detto: «Padre, ha visto come le vuol bene la gente? Ha sentito? Evviva, evviva!» Padre Pio ha detto: «Figlio mio, io sono responsabile di questa gente che mi viene a trovare e non mi sento all'altezza, perché sono un povero uomo». Capite? Padre Pio si sprofondava sempre di più. Dai tanti racconti dei pellegrini emerge quello di Umberto, che un giorno, cacciato via dal confessionale da Padre Pio, si rifugiò in lacrime in un angolo della sacrestia, dove venne avvicinato dal giovane padre Giambattista, che lo vide solo e smarrito. «I santi», gli disse il frate a Umberto, «non si sfidano, ma io al tuo posto lo farei, non andare via». «Che debbo fare?» chiese Umberto a padre Giambattista. «Ritorna da Padre Pio e confessati». E Umberto così fece.
Insieme ad altri confratelli, il 6 agosto 1959, Giambattista aiutò il malato Padre Pio ad accostarsi sofferente alla statua della Madonnina di Fatima per donargli una corona del rosario. Anche lui fu testimone della guarigione miracolosa ed immediata del santo cappuccino grazie alla Madonna di Fatima. L'obbedienza assegnerà Padre Giambattista ad altri incarichi nei conventi di Campobasso come cappellano, a Venafro e poi a Vico come guardiano. Ma certamente Padre Giambattista ha dato il meglio del suo entusiasmo, delle sue capacità organizzative ed aggreganti nel ministero parrocchiale da lui svolto, prima nella parrocchia Immacolata in Foggia dal 64 al 73, a cui si deve l'impostazione della giovane parrocchia di cui è stato il primo parroco a tempo pieno, e successivamente in quella di Santa Maria delle Grazie a San Severo. In questo specifico campo apostolico, Fra Giambattista si è sempre dimostrato pastore mite, attento, cordialmente vicino al popolo e dal popolo ricambiato, con la stima e l'affetto riservati ai saggi e ai buoni. 18 anni, dal 73 al 91, trascorsi nella città di San Severo, in cui ha impresso la sua infaticabile opera. Innamorato della vita francescana, Fra Giambattista ha saputo caratterizzare il suo servizio pastorale con un riguardo sempre particolare alla famiglia francescana laicale. Ha terminato il suo apostolato nel convento di San Giovanni Rotondo, quando dall'agosto del 1991 era stato trasferito per essere assegnato alle confessioni e all'accoglienza dei pellegrini. Guida accorta e prudente, consigliere saggio e sicuro. Padre Giambattista muore a San Giovanni Rotondo il 18 febbraio 1994.